Signori, buonasera, benvenuti. Seconda puntata di Quasi Quasi Cambio i Miei. Grande successo la prima puntata. Abbiamo stasera chi ci farà triggerare. Te lo dico subito, caro Matt. Abbiamo Francesco e Samuele. Francesco, tra l'altro, in chat. Francesco in chat, che lo salutiamo, tra l'altro. Francesco. Ciao, Francesco. Ciao, sono Samuele. Ho 16 anni e vengo da Carugate, in un paese vicino a Milano. E questa è la mia stanza. Ma è vuota, ti hanno rapinato. Fratelli, una solena, Samuele, però. Poi abbiamo pensato, un altro come lui. Anche no. Okay. Io e la scuola non andiamo d'accordo, però in cucina sono davvero un mago. Comunque è figo che cucina, eh. Ciao, io vado a ballare. Mi raccomando, Samuele, occhio, eh. Sono le 10 del mattino, ma c'è la luce, ma dove va a ballare? Va direttamente ai magazzini di Giancarlo, va, eh. Cioè, va, cioè, va a ballare in Puglia. Direttamente a mezzogiorno. Divertiti, ma con testa, sì, eh. Tra, ciao. Ciao, tra, figa, Tra. Ciao, grande bro, bro, vado, ma... Oh, quasi quasi cambi miei. Che cambia? Ciao, mi chiamo Francesco, ho 16 anni e questa è la mia stanza. Tutta un'altra storia, un ragazzo pulito. Vivo ad Arese... Bravo! Bravo il principe! Bravo! Un po' too much. Ho visto Diego Milito, mentre, scusa, sono 10 anni che non vinciamo un cazzo, fammi esultare. E i miei fratelli sono molto casinisti. Madonna, che delirio è! Mi piace fare il moderatore informatico su gruppi in internet di videogames. Ah, un mod! Un mod! Un mod! Francesco, stiamo facendo merenda, dai! Ma si fa ancora la merenda, 5 ragazzi? Minuti, io questa cosa me la chiedo. Madonna, mi hai sbloccato. Te ti ricordi che tipo eri a giocare fuori alle 16, ti chiamavano e ti dicevano vieni, c'ho fette biscottate. Bravo, la mia mamma sempre con le fette biscottate con la Nutella. Ma esiste la ancora? Marmellata. Io... Vabbè, te già ormai eri oltre. Alla... Quasi quasi cambio i miei. Cambiali pure tu. L'esperimento prevede che portino con sé 3 oggetti a loro scelta. Sì, comunque sembra che si passino tipo 4 anni sì. l'uno dall'altro. Ma non sei stato? Sì. 16. Vabbè, ma ognuno cresce. Magari può. Cresce dopo. Come può. Come può. Come può. Mattarello. Non si sa mai che mi fanno cucinare qualcosa. Il Mattarello. Mattarello. Una tuta che poi mi ha regalato mio padre in questi giorni. E il mio computer, che è una delle poche cose che non faccio usare praticamente adesso. Ma sto ragazzo è bravissimo. Cioè, non so cosa c'entri nel programma comunque. Perché sta sempre attaccato al PC. Ah, dici che è quello. Hai preso tutto? Sì. Sicuro? Ciao, cagnolini. Parlati anche di farti la doccia. Sì. Tutti i giorni. Ma 16 anni è quell'età in cui non c'hai mai sbatto di lavarti. 16 anni perché? 30. Poi diventi vecchio e non c'è voglia di fare. A me non dispiace. Perché, cioè, secondo fratello non c'ho sbatto. Cazzo, scemo. Minchia, mio frate. E tre, quello che comanda la gang è lui. Vorrei che a casa mia arrivasse un ragazzo molto calmo e pacato. Così i miei genitori capirebbero che con un figlio del genere si annoierebbero. Potrebbe funzionare, però. Che tattica. All'inizio lo odi, cioè non c'è via di mezzo. No, lo odi. Dipende. Ma tu figli? Alcuni magari lo amano subito. No. È impossibile. La mamma lo ripudia. I figli si mettono in viaggio verso una destinazione sconosciuta. Madonna, l'hai vista? C'aveva la mascherina di Gucci. Ma sai cos'è? Lui è uno di quelli che poi gli fanno il video dove dicono: minchia, scarpe sì, comprate. Minchia, 200 euro. Mascherina Gucci, 150. Bottone del jeans, 2500 euro. Fermano davanti a una cassetta delle lettere. E il primo scambio avviene tramite messaggio. Raga, secondo me è molto carino a comprare per l'ufficio. La cassetta delle lettere. Sì. Quando rientri a casa a tardanotte, loro ti aspetteranno. Dove andare? Ma dove va? Lui tardanotte è tipo le 6 di pomeriggio. Caruga. Mia madre è fissata con la scuola e parla. Fidati di me, ne uscirai vivo. Ciao bro, Samuele. Ciao bro. Caro ragazzo che verrai a casa mia, siamo una famiglia particolare. Cioè, ma la vedi la differenza tra ragazzi e ragazze? Le ragazze si odiavano a morte. È vero. Non mi toccare quella. Invece, per quanto questo siano stati consigli buttati là, sì, però non l'ha caricato. Cioè, esatto, gli ha detto mi raccomando. Un po' di spirito ai tuoi fratelli. Aspetta adesso che si vedranno. Ti auguro una buona permanenza in casa Bosisio, Francesco. Vediamo cosa ci aspetta. Beh, dai, sembrano comunque molto positivi entrambi. Per adesso. Quando le macchine possono scoprire l'uno il volto dell'altro. Oh, mi sembra molto piccolino. Un po' tamarro. Sì, e ci hanno preso entrambi. Dalla faccia mi sembra un po' sfigatino. Vedi, lo aspettavo io questo momento. Ragazzi, mi sembra male. Una casetta. Bella. Speriamo che non sia tanto grande. Mica mentre lo sbranano. Bella. Ma quel gatto? Ma te l'ho detto prima, non mi sentivo. Ciao.
Ciao Marco, sono il papà di Francesca. Io spero che non arrivi un ragazzo chiuso, secchione, fermo, inquadrato, perché farei fatica a gestirlo. Va bene un cazzo. No, a lei preferisce avere il figlio fuori di casa. È più facile da gestire. Non vuole avere un figlio. Non vuole avere lei, non vuole avere un figlio alla fine di domanda. Tutto. Domanda. Perché ha fatto un figlio? Francesco. Ciao. Francesco, anche io. Anche tu, Francesco. Sì. Dopo il Francesco. Qua sono anche figlio unico, quindi perfetto. Lui non vuole i fratelli. Mi sembra molto diverso da mio fratello Francesco. E anche secondo me è molto diverso da tuo fratello Francesco. La prof. L'hai beccata in piedi. No. Grandissima. Ah, lei fa la prof. Ma la televisione. No, la televisione non ne abbiamo. Come no? Oddio, proprio senza televisione. Senza è dura, cioè, ok, no, magari la guardi poco, però non ti vuoi vedere un film anche in DVD. Io più che altro la televisione ormai la uso col Chromecast per vedere tutto il resto. È diventato uno schermo. Sì, è lo schermo. Essendo io che cucino, impongo, diciamo, una cucina vegetariana. Se io non la voglio, tu non mi imponi. Non cucini tu, cucino io e mi faccio quello che voglio. Ma te non ti ho detto niente. Ma te no, non ce l'ha con te, puoi mangiare la carne. Puoi mangiare tu, quello che vuoi. Tipo, io sono anemico, devo mangiare la carne rossa. Ma non ti ha detto in te, puoi mangiarla. Voglio mangiare la carne. Ma puoi mangiarla te, non ti ha detto nulla a te. Ma è lei che decide per voi o anche voi siete quelli che... No ragazzi, nessuno impone niente a casa nostra. Ah ok. Ha scritto il messaggio Francesco, raga. Fanno una vera e propria ispezione. Avere la tele in camera. La telecamera? La tele in camera. Ma si può tenere Zanetti in casa? Non ha una logica sta cameretta. Ma si può tenere Zanetti in camera? Ma dai Luca. Ma che cazzo vuole questo? Ma dai, ma chi non è? Ti vergogni. Ma chi è? Non ce l'ha con te, lui non ce l'ha con te. No no, ce l'ha con me. Se ce l'ha col capitano, ce l'ha con me. È un chiaro riferimento alla mia persona. Sta roba non l'ho vista. Questa insieme almeno, cioè. Ma puoi indossare il verde? Veramente bello avere un bagno privato. Contando che io scrittamente lo divido con gatti che hanno la lettiera da mangiare. C'è proprio il bagno in camera, ma che figata! Ti ho detto che mi merito una casa. Col bagno in camera? Col bagno in camera da solo, stanza da solo, singola. Ma scusa, ma io non c'entro più niente in tutto questo! E sai dove la metti, scusa? Ma io devo stare in una casa. Ma questi gesti dove vuole andare? Ma una ragazza seria non la troverà mai. Ma ognuno c'ha i suoi tempi, ma non per le balle mai. Ma che palle sti qua con non troverai mai una ragazza, quell'altra l'altra volta non troverai mai un ragazzo. Francesco, per le scarpe le metto... Allora, le scarpe... Bellissimo che ha chiamato Francesco perché non si ricordava il nome della mamma, ma si ricorda Francesco proprio quello suo. Beh, molto gentile, molto pacato. Come vedi la nostra famiglia è grande, non ha due gatti, due cani e quattro tartarughe di terra. Che una se la sta mangiando il cane. No! Un po' dura. Un po' dura, era proprio con la difficoltà. Hai bisogno di qualcosa? Ti può servire qualcosa? Vuoi un tè? Per ora no. Ho bisogno di silenzio. Beh, con due fratelli più piccoli capisco che questo ragazzo... Cinque cani, otto gatti, otto tartarughe. Voglia farsi la sua settimana da solo. Franci! Io ti ho preparato un po' di tè se lo vuoi. Non lo vuole il tè. Sarà un bel match con i tuoi fratelli. Siete quindi in tre, giusto? Sì, sì. Samuele non va molto d'accordo con la scuola. Quindi tua mamma mi dice. Gliel'aveva detto l'altro che mamma parla. Bla bla bla. Adesso vado a farmi un giro perché io in casa frigo dopo un po', non ce la faccio più a restare. No. Trigger ho detto. Io frigo. Frigo. Perché pensavo che lui volesse rimanere qui. Invece lui ha preso, ha detto io vado. Lui ne frega di stare con voi, ma non vi conosce neanche. Ma chi siete? Avrà detto ma chi siete? Vi faccio un giro in città. Mi riempio solo di peli a stare. Quante storie per una passeggiata semplice. Passeggiata semplice, quella complicata. Quella composta? Sì, sì, devi scegliere. Torna a però. Sì, okay. certo. Ciao. Ciao. E niente, lui va. E dove cazzo va? Com'è? No, no, è buono, buono. Però se non lo finisci, te lo ritrovi domani sotto un'altra forma, perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È una minaccia. Oddio, ma fa paurissima. È palesemente una minaccia. Mi ricordo un film horror. Iniziava così. Spero che vada tutto bene, sti qua non mi stanno addosso, perché sai come sono fatti io, mi stanno addosso e inizio a sfasare. Madonna, mica se sfasa è un problema, se sfasa, già l'ho capito io questo, se sfasa... Sposato. Mamma, faccio. No, è che io il giovedì di solito faccio gli gnocchi. Io non li mangio. È l'unico piatto che non mangio. Guarda caso, io il giovedì faccio gli gnocchi ed è proprio quello il piatto che.
Ora che mi entrano gli animali in camera, mi graffano i vestiti, me li rovinano. Oh. Ah, beh, ma non ci sono dei leoni, cioè non è che sta dormendo nella savana. Nel secondo giorno tutto cambierà e i ragazzi non potranno più comportarsi come vogliono. Ci saranno le regole. Le regole della nuova casa. Di darmi il PC, il telefono e la tuta. La tuta? Perché la tuta? Io ho capito la pipa, ho detto ma fuma. La pipa. Ho detto ma come, ma la pipa? Cioè. Dammi il cellulare e anche tu. Che riempiremo però la giornata sì, anche senza il cellulare. Non lo metto in dubbio, sì. Dammi anche il tuo. No, ma ti spiego. Sì, no, va bene, vai. Però gliel'ha dato, senza, pensavo facesse più casino. Togliamo queste cose per lasciare spazio alla nostra conoscenza e a delle chiacchierate che noi ci teniamo a fare. Sì, perché quando uno si mette la tuta comunque non parla. Ogni volta tolgono i tre oggetti che si sono portati. Quindi la tuta fa parte dei tre oggetti che lui ce l'ha portato, levano i tre oggetti. Ma che senso ha? Franci, sorridi un po', dai. Sorridi, sforzati, dai. Che sta facendo? Madonna no. Mia, proprio no. Che mi girano parecchio le e hanno tutte le sue cose. Beh, bello vedere comunque che ha una reazione da sedicenne in una però cosa del genere. Però è molto educato, perché davanti però, a voi è vero, non dice niente. Non menar il can per l'aia. Ah, stai dicendo di non picchiare gli animali per alla esempio, fine adesso. Io insomma, sta tanto sotto la doccia, ci tiene. Oh, sì, magari sì. A volte si potrebbe fare no, una no, doccia la più breve. No, no, non menare il can, si sta riferendo al suo non gingillo. Non menare il can per l'aia vuol dire non farti le pippe non sotto la doccia. Non farti le pippe sotto la doccia, gli ha appena spiegato. No, dai, vuol dire sì, sì, sì. No, vuol dire essere concisi, nel senso sì, non perdere tempo. Esatto. Magari nella vita un giorno incontrerai una ragazza che ti piace tantissimo e a lei piace la poesia, tu le racconti una poesia e questa cadrà ai tuoi piedi. Ma la copio in collo da Google. Non credo che gli piaccia mai qualcuno che gli piace la poesia. Un romanticismo d'altri tempi. Samu di solito mi aiuta a cucinare, quindi cucini tu. Da 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 da. Cose che si fanno per la prima volta nella vita ci sono, oggi è la prima volta che cucini. Beh, cucinare bisogna imparare prima o poi, quindi fallo e non rompere le balle. Dico, c'è di peggio, c'è robe più noiose. Molto. Tipo scrivere le poesie. Ecco, esatto. Io non capisco questo astio contro le poesie. Ma tu con quella mamma lì a 16 anni avresti scritto le poesie. Io ho scritto un sacco di poesie. Ok, ma può essere una vena creativa che esce fuori, da lì a dire divertente. Ci sono una serie di cose, porta le quattro hanno i coltelli. Ok. No, si affetta un dito. No. Si affetta un dito. No. Infatti vedi che scrive poco in chat, quattro dita. Il sangue. Quindi non hai mai visto della carne macinata? Se la sua mamma cucina solo vegetariano, la carne macinata non l'avrà mai vista. Una cosa. Allora, dobbiamo sbudellare la salsiccia. No. Sì, ma pure lei usa dei termini. Ascolta, vienimi incontro però. È la prima volta che cucino. Cioè, per favore. Strizzarlo come meglio puoi e metterlo insieme al resto dell'impasto. Vabbè, non è che devi mettere la mani nella merda però. Cioè, nel senso, Francesco, mi pare un po' eccessiva tutta questa. Ma che palle! Ma proprio come dire, vecchia, devo pulire la. Guarda, guarda, è pane con il latte. Ma il cucchiaio li ho spacca in testa. Il pane umido nella mano con latte. Si può dire che comunque non è una bella sensazione. Anche a me dà fastidio. È una cosa che a me dà rigurgito. Vedi, alla fine della fiera non è niente di strano. Ma lo sta svenendo. Ha un mancamento. Ma, però su sta roba anch'io è un po'. Sì, vabbè, ma un po' un mini Matt, Francesco. Non è che ci voglia tantissimo. Oh, Nini, ti sei bruciato il braccino. Non è morto nessuno, fine, però fa un po' male. Va bene, poi uccidi la gente su Valorant. Però lo spicchio d'aglio che fa saltare un po' d'olio sul braccio. Però fa male. Prima che si brucia l'aglio, vai. Ok. Madonna mia, non ho mai visto una persona così Adesso vado a cercare, aspetta. Paura della cucina. Paura della cucina, potrebbe essere una fobia. Mageiropofobia, paura di cucinare. Francesco, visto che sei qua in chat, ma sei mageirobofobico? No ragazzi, non ho questa fobia, non la conoscevo. Mi sa che te l'abbiamo diagnosticata. Ora ti abbiamo diagnosticato noi una fobia. Ce l'hai. Se ti facevo fare le polpette fritte ci tagliavamo le vene.
madonna, un po' too much. Com'è, non è? Se non te la senti che è una cosa che proprio ti disturba, ci mancherebbe, nessun problema, anzi. Fai come ti senti, quando vuoi vieni di qua. Non torno più. Non torno mai più. Si chiude in camera, preoccupato di cosa pensano i nuovi genitori di lui. Dispiace averla delusa. Non mi piace proprio cucinare, non mi interessa, non mi piace proprio, non dà fastidio. Ma lui sta sfasando perché pensa già al dopo, nel senso, non sì, so. È una cosa che non so fare e mi disturba il fatto che poi mi diranno non sei stato capace. Comunque di... c'ha 16 anni, tra 4-5 anni cucinerà normalmente male come tutti noi. Sì, ci sono le rime. Ma cos'è, Tavo? Leggimela, leggimela. Sei napoletano. Siamo in napoletano. No, io lo so cos'è un bove, cioè un bovino, un maiale, cioè. No, quello è un suiro. Che collegamento ha fatto? So cos'è il bovino e un maiale. E io adesso vado. Sì, tanto non credo che no, ti deluderò. Vai. Ha messo le mani avanti lui comunque. Ciao Samu. Lei invece l'ha messa in tasca. Come i canguri. Samu, ti serve una mano con la poesia. Adesso la tira fuori, guarda. Ti serve una mano? Eccola. Emite un sentimento di vigore. Ma tu hai capito cosa significa sta frase? Che cazzo ne so. Sono 8 anni che me la legge, ma io non ho capito allora, ancora niente. Meglio far questo e giocare alla play. Mi piace questo fratello. Oh, sta sviando il fratello. Giocare. Bravo. Sono meglio i videogiochi. Niente. Ha rovinato una famiglia. 8 anni di educazione buttate nel cesso. Corrotto così. Corrotto con due frasi. Con FIFA. Giro. E non gira. Non gira. Più piano. Devi tenerlo vicino al muso. Saltato pure io. Fale, op. Dai, mangia. Il papà di Samuele intuisce che Francesco ha bisogno di rassicurazioni e gli propone un'attività sportiva. Vai papà Francesco. Rodeo. Così, qualcosa di semplice. Qualcosa che non ho ancora fatto con Samuele che mi piacerebbe fare. Indossare i guanti da box. No, vabbè, ma poi cos'è il piccolo insieme. Franceschino a boxare? Un ragazzo tranquillo, lo lasciate in pace. Minchia sul ring a friggere l'olio. Ora ti prende anche i pugni in faccia. Tutto era nato come un semplice gioco. Ora dietro che lo vuole già uccidere. Lo vuole già pestare. Ma dai. Allora, mettetevi di fronte voi due. Parti tu, no. Uno, tre. Allora parte il padre. Uno. Niente. Quando non riesci, non fermarti a commentarti. Ah, no, tranquillo, non è successo niente. Mi è piaciuto perché comunque ti motivava. Ma ora è questo quello che serve a qualsiasi dietro, tipo di sport. Per questo coinvolge il ragazzo nella sua più grande passione, la moto. Beh, questo penso che gli interessi. Tra Marco e Patrizia, meglio Marco tutta la vita. Che guardavo lì come sgasa. Minchia Marco lì. Voy a fling. Il tablet sul quale possono scambiarsi le foto. Ah già, è vero. Sembrano felici. Penso che gli piaccia andare a fare un giro in moto. Penso che lo lascerò con mio padre, così non mi scassa la minchia con le sue moto. Giusto. Per Samuele invece la foto è un boccone amaro. No. Grazie bro. Ma non l'avrà mai scritta lui quella cosa. Samuele avrà imparato a memoria la poesia dei Carducci. No, per carità. O che solenne come un monumento tu guardi i campi liberi e fecondi. E niente, sta reppando anche qua sul bove. Ma tu hai capito così a grandi linee di cosa parla sta poesia? No, no. Non so neanche cosa è un bovino. Per l'impegno 4. Il voto più basso che do in genere ai miei studenti per non mortificarli. 4. Ti volevo anch'io come insegnante. A me davano 1. Eh sì. Durante la seconda notte Samuele ruba di nascosto il cellulare. Mazza. Ah. Oh fra, questi sono fuori di testa. Ha chiamato la gang per far capire come va. Cucinerò un bel piatto di tagliatelle fatte in casa con un sughettino. Questa è una bellissima cosa però. Sì. Non ti piace la scuola però hai la tua strada, il tuo sogno. È meglio cucinare o imparare le poesie? Cucinare. Bravo, grande, batti un 5. Lo sta deviando. Un bambino deviato. Niente. Oh, dai, sta cucinando. Metanfetamine, ma cucinerà qualcosa. Cioè, sempre di cucina si tratta, scusa. Sì, chef, quanto ne vuoi? 2 kg di cosa? Hai un cucchiaio? Lascio tutto. Sì, ma trattalo bene, povero. Io ti do 9 perché dai, ci sono bene, margine sì, ci di migliore. Sabato ho fatto la torta salata con i peperoni. Però devo fare ancora 4-5. Nel frattempo in casa Bertu Francesco sta facendo i quello che faccio io. Possiamo dire che la moderazione,
e fare da manager. Mi sento magari un po' più protagonista e anche capace in materia. Beh, ognuno c'ha le sue passioni. Ognuno ha il suo. Non sapevo ci fosse anche il manager che cioè non gioca ma gestisce praticamente la squadra. Anche Samuele si sente più parte dei Bosisio e decide di confidarsi con Marco. Sa cosa gli dice? Parte, i suoi genitori vedranno la sua confessione. Ah, la confessione, occhio, eh. Magari la prima parte di te che emerge è quella un po' più trasgressiva, ma in realtà se sei bravo, sei appassionato, cioè bravo. Tosto papi, eh. È vero, ha detto una gran cosa lui, il padre, perché al primo impatto ti dà classico ragazzo, magari anche maleducato, irrispettoso. Invece poi non è così. Non me l'ha dato tantissimo. A primo impatto. No, a primo impatto quando lo vedi. Sì, sì. Poi dopo ha avuto rispetto per la nuova famiglia. Sì, sì, sì. Io preferisco 100 volte uno che mi dice chiaramente io non ci voglio studiare, ma voglio fare questo. Mi devo svegliare uno per me perché non devo giocarmi la mia vita. Due per loro perché non si meritano un figlio del genere. Ecco. Comunque quest'età è l'età in cui proprio non parli con i tuoi, cioè tendi proprio ad evadere. Quindi vedere queste cose qua secondo me per un genitore è tipo oddio, quindi sta andando tutto bene. E per quell'età, cioè con mio padre ho parlato quando avevo 31 anni. È proprio una cosa figlio forse hai sforato un po' figlio padre, forse un po' tu baci. Forse sono andato un po' oltre. Comunque vederla piangere, come lei diceva, tu quando ti comporti così è come se mi tirassi una pugnalata. Io quando la vedevo piangere erano come due pugnalate. Perdonato, però comunque per certe cose che io gli voglio un mondo matto di bene e grazie a lui che sto diventando la persona che sono. Ti diamo qualche bacio. Come fate a non piangere? Io sarei un fiume di lacrime a sentire mio figlio che mi dice delle cose così. Ma se non li vuoi i figli? Ma no, vabbè, ma però mi piacerebbe, cioè se fossero sempre vuole così. Vuole rubare quelli degli altri. Sì, lei guarda. Lei vuole rubare quelli degli altri, ormai si è capito. Ma smettetela! La ladra di bambini. Come role del figlio Francesco e mettersi in discussione. Ma tu hai provato a fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi con come mamma e papà? Giudicano prima ancora che io inizi a spiegare. Due top padri comunque. Sì. Non è per giustificarmi, ma è perché è fatta di una realtà virtuale che a me spaventa. Un isolarsi dal mondo reale e quindi nocivo. La realtà è in mezzo, secondo me. Cioè sì. Può essere nocivo se è usato male. Come tutte le cose. Come tutte le cose tecnologiche, se usate male possono avere dei risvolti come la realtà. La realtà se la usi male ha dei risvolti di merda. Cercheremo di migliorare. D'altra parte non ci sono cattivi studenti, solo cattivi insegnanti, si dice. Bene, bene. Chapeau. Ciao Samuele, sono papà. Abbiamo visto il tuo video e ci siamo veramente da mamma e papà. Cosa ha detto qua? Non lo so, era bellissimo. Che ha scritto il papà? Perché? Da mamma e papà. E ancora. Che da padre. Con tanto amore da mamma e papà. Gli hanno scritto solo con tanto amore da mamma e papà. Perché si sono emozionati con l'amore. Però credo che comunque questa avventura ci abbia aiutati. E vai a una scuola di cucina. Non perdere altri anni a fare quello che non ti piace. È molto diversa da te. Siamo stati bene con lui. Puoi restare lì. Vorremmo scambiarti con lui? No. E dentro di te hanno capito parecchie cose, mi sono molto contento. Oh, un sorriso, un po' di occhio lucido. Alleluia. Uè. Mi chiamo Fakiro, mamma. La mamma è appena tornata dalla Persia. 5 giorni. Grandissimo. L'abbraccio di Marco. Però adesso magari apprezzerai di più delle cose nostre, no? Sì. Ma tipo avere fratelli adesso è una cosa positiva? No. No, stavo così bene da solo. Io non ho preparato niente perché stasera cucini tu. No. Stasera mi potete mangiare fuori la bistecca. Figa, la bistecca. Però dai, con me lo te annoiano. Cosa ho detto a fine? Non si annoiano. No, che non si annoia.